l'azienda Prada del Gallo è nata così, come un po' una scommessa, come un hobby per noi. Siamo io, mio fratello e mio padre che si occupa principalmente dell'azienda. Già facciamo i salumi da tantissimi anni, come tradizione i nostri nonni e i bisnonni, e ci hanno tramandato questa passione, soprattutto le cantine, che sono una cosa molto importante per noi, la cosa principale, e da lì siamo partiti poi per creare e continuare con i prodotti, poi entrando poi nel consorzio, il fratello di Zibello, e adesso lavorando il suino in maniera completa, dalle spalle crude ai salami, alle pancette, alle coppe, ma il pezzo forte è il culatello di Zibello, chiaramente, il culatello del consorzio. Siamo all'interno del consorzio, siamo solamente 14 produttori artigianali che lavorano da ottobre a febbraio senza conservanti e utilizzando dei suini pesanti, oltre ai 200 kg, insomma, quindi gran suino padano, alimentato ed allevato nelle zone della Emilia Romagna e della Lombardia, e preferibilmente quegli allevamenti in cui ancora si dà il siero del formaggio del parmigiano reggiano. Secondo me bisogna proprio smettere di parlare di influenza suina, io sono anche veterinario, tra le altre cose mi occupo anche di allevamenti. Quindi già inquadrare e dire al telegiornale, inquadrando una vasta di suini, parlare di influenza suina è sbagliatissimo, perché comunque è un'influenza, tant'è vero che il Ministero della Sanità adesso hanno dichiarato che si chiama nuova influenza, perché si trasmette da uomo a uomo, quindi il suino non c'entra più, è stato un serbatoio assieme ad un ceppo aviare di influenze e assieme ad un ceppo umano, quindi si è ricombinato il tutto. E poi si chiamate influenza suina, ma è sbagliato, quindi cancelliamo la parola perché il suino non c'entra niente. Tre aggettivi per descrivere le caratteristiche principali della nostra tradizione, tipicità e qualità, prodotti d'eccellenza.